Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi mi trovo alle prese con la cucina perché vi voglio mostrare alcune ricettine che potete sfruttare da fare volendo a colazione oppure anche in altri momenti della giornata. Dico colazione perché mi rendo conto che spesso e volentieri in tanti non riescono a scegliere, diciamo, che cosa poter mangiare in questo pasto. È forse il pasto che mette più in crisi di tutti, visto che noi italiani siamo soliti a mangiare il classico cappuccio con cornetto. Quindi oggi vediamo tre ricettine da poter fare a colazione, tre piatti super bilanciati e comunque molto sfiziosi. Le tre ricette che facciamo oggi, magari le avrete già viste, io vi mostro il mio metodo di cucinarle. Magari alcuni di voi non sapevano come farle e quindi sarà un contenuto ancora più utile. Per altri di voi magari li facevano in altri modi oppure semplicemente vogliono vedere qualche disastro che sto per combinare in cucina come al mio solito. Quindi le tre ricettine che faremo oggi saranno dei pancake, dei porridge e infine una sorta di tiramisù fit. Inoltre a questo vi farò vedere anche il topping che io e Gianmarco amiamo più di tutti in assoluto, che è la nostra Nutellina fit. Quindi come ingredienti abbiamo farina d'avena di due diversi gusti, io utilizzo questa qua di Yamamoto Nutrition, poi avremo del caffè in polvere, dello yogurt greco, del cacao amaro sempre in polvere, le uova e infine del dolcificante. Io qua purtroppo non trovo il dolcificante in gocce, quindi userò questo qua che è in bustine, comunque sempre 0 calorie. Specifichiamo intanto questa cosa: tutte le ricette che andrò a fare sono totalmente adattabili alle grammature che dovete rispettare, ovvero sia i pancake che il porridge, sia appunto il tiramisù fit. Sono cose che voi potete fare con qualsiasi tipo di grammatura voi abbiate, ovviamente rispettando magari una certa proporzione, perché è logico che con i pancake, se mettete troppo liquido vengono troppo liquidi, se mettete troppa farina vengono troppo stopposi. Però vi dirò più o meno le proporzioni e poi ovviamente le andate ad adattare in base ai vostri macronutrienti e alla vostra alimentazione. Partiamo dalla preparazione del pancake. Per il pancake userò questa farina qua, gusto cheesecake. Io solitamente faccio circa 1 a 3 o 1 a 4, quindi una porzione di solido e 3/4 per 3/4 liquido. Quindi, per esempio, se mettete 50 grammi di avena, diciamo che come albume facciamo sui 150-200 grammi circa, quindi o per 3 o per 4, come unità di misura ad esempio. Quindi in questo caso io andrò a fare dei pancake molto molto semplici con avena e albume d'uovo. Per i pancake però potete aggiungere anche tante altre cose, per esempio questa farina aromatizzata, quindi io non vado ad aggiungere altri aromi, altrimenti se utilizzate farina normale magari potete aggiungere del cacao amaro oppure un po' di dolcificante. Volendo potete aggiungere dello yogurt greco se volete aumentare ancora di più la quota proteica. Insomma, li potete personalizzare un po' come preferite. La ricetta base e la più semplice di tutte è quella che io andrò a fare oggi, ovvero con avena e albume. Le uova purtroppo devo romperle perché qua non abbiamo albume in brick a Dubai e quindi utilizziamo le uova intere, però metterò soltanto il bianco. Quindi, messe l'albume d'uovo, messa la farina, semplicemente andiamo a mescolare il tutto con la frusta e lo andiamo a mettere in padella. Anche qua, vari metodi per farli in padella. Io oggi farò dei pancake semplici, quindi diciamo un unico pancake in questa padella qua che è abbastanza grande, quindi verrà un pancake molto basso. Ma se voi utilizzate un pentolino di quelli piccolini e alti, vi verrà ovviamente, se ne mettete tutto il composto insieme, vi verrà un pancake più piccolo, però bello cicciotto e bello alto. In Italia, volendo, trovate anche l'idrolitina, che è utilissima per fare i pancake, perché si utilizza al posto del lievito
e la potete mettere a una bustina di polvere alimentare, la mettete dentro al composto una volta mescolato, ci versate un goccio d'acqua e lo aiuta, diciamo, a gonfiarsi durante appunto la cottura. Quindi io semplicemente adesso vado a mettere tutto questo nella padella che ho già leggermente unto con una goccia d'olio espalmata su tutta quanta la padella e lo faccio cuocere su entrambi i lati, quindi molto semplice. A questo punto passiamo al porridge. Anche qua tantissimi modi per farlo, lo potete fare solo con la farina d'avena se prendete questa qua aromatizzata, lo potete fare misto farina e fiocchi, lo potete fare solo con i fiocchi e magari in quel caso vi consiglio di aggiungere del cacao amaro, un pochino dolcificante perché altrimenti non saranno di granché. Come proteina potete metterci dentro dell'albume, potete mettere sopra come topping dello yogurt greco, potete mangiare delle proteine a parte, mettere delle proteine in polvere all'interno del composto. Anche qua diciamo vi potete sbizzarrire un po' come volete. Questa volta utilizzerò la farina gusto brownie, vado semplicemente a mettere tutto dentro, insomma la farina dentro al piatto, mescolo con acqua e vado a cuocere in microonde. Come fonte proteica aggiungerò sempre del bianco d'uovo, tutto all'interno. Perché vi mostro tutte queste ricette? Per il semplice fatto che spesso e volentieri si pensa che quando si sta a dieta si debba mangiare sempre in sapore e roba che appunto non sa di niente, roba non gustosa. Quando in realtà queste sono tutte ricettine che vi possono portare a seguire una dieta super sostenibile e più che altro anche gustosa, di modo che non vi venga noia, ma potete variare, potete mangiare cose buone e comunque rimanere a dieta e ottenere dei grandissimi risultati. Infatti, anche con tutti i nostri clienti a noi piace proprio inviare tutti i nostri file di ricette, eccetera, di modo che loro possano spaziare come preferiscono per quanto riguarda l'alimentazione. Volendo possono fare ovviamente anche delle ricette molto più semplici, senza bisogno di preparazioni come queste, anche se adesso lo vedrete, il video magari verrà 10-15 minuti, ma a fare la singola ricetta ce ne vorrà 5, quindi è accessibile a chiunque, oppure appunto fare cose molto più semplici che non necessitano di preparazione, come mangiarsi uno yogurt greco con dei cereali o qualcosa comunque di già pronto. Quindi andiamo a mettere semplicemente del bianco d'uovo. Io qua consiglio di non mettercene tantissimo, quindi massimo il doppio rispetto alla farina, perché altrimenti secondo me viene un po', cioè io ci sento un po' di sapore di albume, invece se ne mettete il doppio non si sente minimamente. Quindi mettiamo il bianco d'uovo, anche qua andiamo a mescolare. Oltre a mescolare con l'albume, andiamo ad aggiungere anche un pochino d'acqua. Quanta acqua ad occhio? Io vado circa un paio di dita sopra al composto. Non mettetene troppa perché altrimenti nel microonde specialmente rischia di scoppiare. Quindi la consistenza ora vi sembrerà un po' liquida, ma mettendo nel microonde, essendoci anche l'albume, poi sarà molto più si addenserà molto di più. Se per caso mettete troppa acqua e non si addensa il microonde, lo potete passare nel pentolino sulla fiamma a fuoco basso e continuare a girare, piano piano si addenserà perché evapora di più rispetto al microonde. Quindi mettiamo dentro, tempo intanto imposto 3 minuti, poi vediamo, appena sono terminati i 3 minuti valutiamo. Qua nel frattempo il pancake si è cotto da un lato. Quindi prendiamo la nostra spatolina, lo stacchiamo e lo giriamo. E lo rimettiamo a cuocere. Non fate caso, ragazzi, questo è il mio tappo. Come vedete, ho avuto dei problemi, però questo è e questo ci teniamo. Ok. Pronto anche il pancake, è stato veramente 2 minuti massimo in più sull'altro lato. Quindi togliamo il coperchio e lo passiamo nel nostro piatto. Ora, ovviamente, come vi dicevo, questo è venuto molto basso, ok? Quindi valutate voi se vi piace farlo più alto, tipo a torta, quindi farlo in un pentolino piccolo, se vi piace farne tanti più piccolini e li fate soltanto nel centro della padella e via via li girate e li impiattate.
Io per comodità ne ho fatto uno unico, così più grande e fine, perché ultimamente mi piace farlo così. Volendo potete farlo anche a crepe, quindi molto molto fini, e li arrotolate e fate proprio delle crepe. Quindi nel frattempo che il nostro porridge finisce di cuocere, vi faccio vedere la terza ricetta. Prima ci prepariamo tutto quanto e poi la facciamo. Allora, per quanto riguarda lo yogurt greco, io lo vado leggermente ad addolcire, quindi ci vado a mettere un paio di bustine di dolcificante, zero calorie, e ci vado ad aggiungere anche un filo d'acqua, perché lo yogurt greco è molto denso. Ci prepariamo anche la nostra famosa Nutellina Fit fatta in casa. Che cosa ci mettiamo in questa Nutellina Fit? Anche qua, varie varianti. Solo cacao, dolcificante e acqua, potete metterci cacao, proteine e dolcificante, solo cacao e acqua se vi piace amaro, questo valutate voi in base a com'è più di vostro gusto. Io oggi metterò semplicemente cacao amaro, dolcificante e acqua. Vado a mescolare tutto e poi lo vado ad utilizzare come farcitura sia del nostro porridge, sia del nostro pancake e sia del nostro tiramisù fit. Quindi andiamo ad aggiungere acqua più o meno ad occhio. Ora questo è tanto cacao, saranno circa 30 grammi, ma perché lo userò per tre preparazioni. Se lo fate per una sola, 10 grammi bastano alla grande. Andiamo a mescolare, mi raccomando aggiungete pochissima acqua alla volta, perché sennò viene liquido e non è buono. Ci mettiamo anche però qualche bustina di dolcificante zero calorie. A me piace molto dolce, quindi io ne metterò qualcuna. Almeno tre bustine le metto. Se comprate il dolcificante in gocce bastano 4-5 goccettine. Noi purtroppo qua abbiamo questo dolcificante che non dolcifica per niente. Aggiungiamo ancora un pochino di acqua. E nel frattempo ho tirato fuori anche il nostro porridge, che è pronto. Io quando metto l'albume mi piace frullarlo perché viene molto più cremoso. Lo lasciamo un attimo freddare e poi lo metto nel frullatore. Continuiamo con la preparazione di tutti gli ingredienti per il tiramisù fit. Quindi abbiamo Nutellina Fit, yogurt greco con dolcificante e andiamo a prendere ovviamente, come vuole il tiramisù, caffè di questo qua solubile, un pochino d'acqua per sciogliere. Poi andiamo a prendere le nostre gallettine, anche qua quante ne volete, quindi dipende dalla vostra dieta. Ora io per farlo molto semplice userò tre gallette, però ovviamente potete stratificare ancora di più. Piattino e vado semplicemente a fare degli strati, metto intanto uno strato di yogurt greco così la galletta si attacca, la bagniamo con un po' di caffè. Ci mettiamo la nostra Nutellina, altra galletta, altro yogurt e questo ovviamente lo fate per tutte le vostre preparazioni. Caffè. Come ben sapete io non concludo mai le mie ricette qui su YouTube se non frullo qualcosa. Quindi oggi andiamo a frullare il nostro porridge. Mettiamo tutto dentro. Adesso vedrete come cambia la consistenza. Una volta frullato, come vedete, la consistenza è cambiata totalmente. Andiamo a mettere nella nostra ciotolina. Anche qua, se vi piace ancora più liquido, potete aggiungere un pochino di più di acqua. Questo valutatelo voi. Quindi le nostre tre colazioni sono pronte. A questo punto andiamo a farcire pancake e porridge. Usiamo sempre la nostra Nutellina Fit. Qui anche ovviamente potete spaziare come volete. Ci potete mettere dello yogurt greco, della frutta, della banana, del burro d'arachidi. Insomma, quello che preferite, perché si adattano veramente bene a qualsiasi cosa. Io in questo caso ci andrò a mettere la Nutella Fit. La quantità è a discrezione vostra. Io adesso lo sto facendo poco condito perché deve essere carino, ma so già che voi lo impiastrerete bene. Un pancake,
Vediamo un po' sul nostro orange. Le nostre ricettine sono pronte, come avete visto, per fare le tre ricette ci avrò messo massimo un quarto d'ora, ma sono tre. Voi se ne fate una ci metterete massimo 5 minuti a ricetta, quindi forse per il tiramisù fit è anche molto più veloce. Quindi queste sono tre ricettine che io vi consiglio per le vostre colazioni, per renderle proteiche, per renderle bilanciate e per renderle gustose. In questo modo potrete restare a dieta, rendere il tutto super sostenibile e non sentire veramente la pesantezza di dover fare una dieta, cosa che non dovrebbe succedere. Quindi vi ringrazio per aver visto questo video, come sempre spero che vi sia piaciuto, spero che proverete queste ricettine, mi raccomando se le provate fateci sapere, taggateci nelle vostre storie dove provate appunto a fare queste ricette, se volete altre ricette lasciateci qua sotto nei commenti, magari scritto se le volete dolci, se le volete salate, e per i prossimi video cercherò di inventarmi qualcosa per voi.